Hola Rockers, bentornati nel mio canale. Oggi tutorial di una sigla famosissima di un cartone animato che personalmente ha segnato tutta la mia infanzia e non solo, ovvero la sigla dei Simpson. Subito dopo la sigla nostra. La colonna sonora dei Simpson, un cartone animato portante nella storia, veramente quante ore passate a vedere questi bellissimi personaggi gialli che ne combinano di tutti i colori, un cartone animato che personalmente adoro. Oggi siamo qua nella magnifica campagna del Casertano, data di day off del nostro tour, e ne approfitto per spiegarvi come poter portare a casa facilmente la sigla dei Simpson. Ovviamente, prima di iniziare, se non sei ancora iscritto a questo canale, ti chiedo di iscriverti al canale e di mettermi un bel like. A te non costa niente, ma per noi vuol dire tantissimo se vuoi supportare tutto questo magnifico lavoro che stiamo facendo nella divulgazione dell'armonica. La colonna sonora dei Simpson apparentemente può sembrare semplice, ma è una colonna sonora abbastanza particolare. Tanto per intenderci, perché? Perché sfrutta una scala modale, la scala modale costruita per l'esattezza sul quarto grado, ovvero la scala modale Lidia. Che cos'è la scala modale Lidia? È una scala maggiore con la quarta eccedente, con il quarto grado eccedente. Quindi, per farla in breve, se noi pensiamo alla scala modale Lidia di Do, sarebbe Do, Re, Mi, Fa diesis, Sol, La, Si, Do. Quindi abbiamo all'interno della scala maggiore questa differenza, diciamo, di intonazione del quarto grado che eccede di un semitono. Sulla nostra armonica la maniera più semplice per poterla suonare, per poter intonare questa scala modale particolare, è partire dal secondo foro. Yeah. Cominciamo con la prima parte della sigla, ta, 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 dove già abbiamo questa particolarità del quarto grado eccedente. Quindi se stiamo suonando in Sol, quarto grado eccedente, Sol, La, Si, Do, eccedente, Do diesis, quindi o Re bemolle, quindi abbiamo un bending sul quarto foro. Cominciamo quindi a vedere foro per foro. 2 aspirato, 3 aspirato, 4 bending, 5 soffiato. Queste sono le prime 4 note. Ta, da, da, ta. Con questo ritmo. Ta, da, ta, da. Seconda parte, siamo arrivati al 5 soffiato. Scendiamo. 4 aspirato. 3 aspirato. 2 aspirato, bending sul 2, basso, bending sull'1 e poi rilascio sull'1. Praticamente questa discesa. Parte ritmica. Tutto sull'1 aspirato con il bending. Mettiamo tutto insieme e otterremo la sigla di Simpson. Yeah! Fammi sapere cosa ne pensi di questo video. La sigla dei Simpson è un pochino per un livello già medio avanzato, bisogna saper gestire bene i bending, bisogna saper gestire bene le sonorità, bisogna cominciare a lavorare con le scale modali, quindi questo è un video un po' destinato ad un armonicista di livello intermedio avanzato. Però provaci, fammi sapere se ti riesce, fammi sapere se ti piace, mi raccomando, la costanza tutti i giorni, se non ti vengono i bending, lavora bene sui bending, un passettino alla volta, mi raccomando, non avere fretta, e vedrai che questa sigla verrà fuori alla grande. Ovviamente, se ti è piaciuto questo video, mettimi un bel like, iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato su tutte le ultime pubblicazioni. Inoltre, se vorrai prendere una video lezione con me oppure vedere il mio videocorso, ti aspetto anche sul mio sito stefanolucignolo.com e anche su Telegram Lucignolo Academy. Adesso basta vedere questo video, prendi la tua armonica e comincia a suonare. Buone armonicate, ciao! We'll be right back.